stato il rombo dei motori che tanto piacevano al giovane Gianluca Rovioli a dargli l'ultimo saluto dopo la celebrazione eucaristica. Il funerale è stato celebrato ieri pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio da Padova alla Pizzuta, tra le lacrime ed il dolore che segnavano il volto dei presenti. Gianluca Rovioli, chef siracusano di 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lunedì nella pericolosissima contrada Targia all'altezza del distributore di benzina. Da sempre si chiede più sicurezza per quella strada che, nonostante rappresenti l'ingresso nord della città, è priva di una segnaletica orizzontale ben visibile e di uno spartitraffico. Quella strada, inoltre, la sera è al buio. Da qualche giorno, comunque, il rettilineo è presidiato dalle pattuglie della Polizia Municipale fornite di autovelox. La chiesa della Pizzuta era stracolma di persone, tra parenti, amici e semplici curiosi che hanno voluto partecipare al rito religioso e tributare il giovane Gianluca con un lungo applauso che lo ha accompagnato, insieme con il rombo dei motori, all'uscita dalla chiesa.